sponsored by Costa Marina Case Vacanze, B&B e Ristorante a Peschici Gargano. Info 348 83 29 295. costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco. L'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Trattoria Cantù dal 1897 alle Forna 7 di Olginate. trattoriacantù.com. Studio dentistico Caponero Dottor Livio, sulla bocca di tutti, caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como, 340 22 45 235, trevahome.it. Al Romeo Menti di Vicenza si affrontano una delle squadre più forti del campionato e il Lecco di mister Alessio Tacchinardi. Riduce dal bel successo di sabato scorso, Vicenza invece che ha perso invece contro il Padova. Inizia il match subito, Lecco in avanti, grande cornice di pubblico con quasi 7000 spettatori. Stoppa, porta avanti il pallone, apre a sinistra per Greco, il dribbling di Greco che poi calcia direttamente sul palo lungo, più un tiro che un cross. Palla che finisce fuori. Gherardi centralmente, la giocata di Cataldi che allarga per Dalmonte, il cross di Dalmonte sul secondo palo, trova Ferrari prontissimo all'appuntamento con il gol del vantaggio del Vicenza. Immobile la difesa dell'Ecco al nono minuto, ma bravissimo Ferrari, il centravanti di razza qual è, a trovare il gol che porta avanti i suoi. E vediamo, bel cambio di gioco a sinistra, Dalmonte fa tutto bene col cross lento ma preciso, qui Battistini in ritardo a chiudere su Ferrari. 1-0 Vicenza. Alla prima vera occasione la squadra di Francesco Baldini passa in vantaggio, stoppa, siamo all'11esimo, vuole raddoppiare subito il Vicenza, qui chiedono un fallo di mano di Pecorini. L'arbitro fa giocare, poi esce Stucchi in anticipo su Ferrari. Dall'altra parte giudice al 17esimo, calcio d'angolo, colpo di testa di Battistini, fuori. Non inquadra la porta il difensore dell'Ecco. L'Ecco gioca bene però nel primo tempo, 36esimo, dopo lo svantaggio qui, sta per combinare il pasticcio, il tocco di testa per Confente, tocco di Jimenez, Confente che non la tiene, per poco si fa l'autogol, poi Ferrari alla 59esimo, grande soluzione balistica con il destro, realizza il 2-0 e la doppietta personale al centravanti del Vicenza. Partita fondamentalmente in ghiacciaio al 60esimo, dopo i tre cambi di Tacchinardi, l'Ecco che aveva iniziato bene il secondo tempo, il tocco di Stoppa per il destro a giro di Ferrari. 2-0. Vicenza prova a chiuderla subito dopo un quarto d'ora della ripresa. E vanno a risultare i giocatori veneti sotto lo spicchio di curva gremita. Calcio di punizione di Stoppa 3 minuti dopo ed è 3-0. Grande soluzione anche questa. Il Vicenza cala un 1-2 terrificante per il Lecco, per il morale del Lecco. I cambi di Tacchinardi che non possono nemmeno provare a riaprire la partita. E la punizione di Stoppa è meravigliosa. Il classe 2000 che realizza un gol da cineteca su punizione, ma non è finita perché al 65esimo dentro il pallone, poi Ferrari dentro ancora per il gol del 4-0 di Greco, assist di Ferrari. La squadra di casa fa tutto benissimo, tutto di prima, tutto in maniera tecnicamente ineccepibile. Rivediamo, Stoppa, Ferrari e poi Greco che aspetta il momento giusto per calciare con il mancino. Poker terrificante del Vicenza nel giro di 6 minuti scarsi. Il Lecco va KO nonostante una buonissima ora di gioco. Ci prova al 71esimo la squadra di Tacchinardi da destra. Giudici prova la conclusione, ci ha battata però con il mancino.
finisce fuori alla sinistra della porta, gli confente 80esimo praticamente. Conclusione da lontano, la parata di Stucchi. Prova ancora il Vicenza il quinto gol dal monte a calciare. Poi bella l'azione sulla destra, Giacomelli al volo con il tiro che si stampa sul palo. Ci aveva provato Ovisacca a destra con la discesa, bello il cross dentro. Poi destro al volo di Giacomelli, palo diventato al posto di Greco e come lui fa bene su quell'out di sinistra. Finisce dopo 4 minuti di recupero, il Vicenza batte il Lecco per 4-0.